Buongiorno amici di Dramatic, bentrovati sul nostro canale. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi Fabrizio Cavallaro. Piacere mio. Batterista milanese, ma si può dire ormai trapiantato a Los Angeles. Senza dubbio. Da quanti anni sei a Los Angeles? Io vivo a Los Angeles da 2 anni e mezzo adesso. Da 2 anni e mezzo, benissimo. E vorrei iniziare la nostra intervista chiedendoti quali sono state per te le esperienze più significative a livello di lavori in studio di registrazione, piuttosto che dal vivo o in altri contesti comunque. Se ci vuoi sì. Iniziare... Vabbè, innanzitutto esperienze significative diciamo non devono essere per forza i lavori in sé. Cioè, appena arrivato a Los Angeles, i primi 2 mesi in cui non c'era il lavoro è stato significativo, nel senso che mi ha fatto, diciamo, iniziare ad apprezzare la fortuna di avere il lavoro dopo. Quindi dopo 2 mesi, poi quando ho preso il primo lavoro, è stato un lavoro grosso con Lilith Vanissan, questa cantante, questa pop star, con cui ho iniziato a suonare in posti, cioè davanti a migliaia di persone, produzioni grosse. Questo è stato il mio primo lavoro dopo 2 o 3 mesi che mi sono spostato a Los Angeles, diciamo. Con lei abbiamo stato molto, perché poi ho preso gli altri lavori tramite questo lavoro. Ecco, la cosa che ho imparato subito a Los Angeles è che un lavoro tira l'altro o elimina l'altro, diciamo, in base a come tu... soddisfi le richieste, diciamo, del lavoro, ecco. Quindi da quel lavoro lì, le volte che facevo bene, magari qualche produttore che lavorava con quell'artista lì poteva raccomandarmi poi per altri lavori, e, come anche no, invece, capito? E poi dove invece possono anche parlare male, quello dipende, diciamo, queste sono state le esperienze significative che mi hanno fatto capire. Quindi a quel lavoro ne ho presi altri, posso parlare un pochino anche delle lezioni che ho imparato da questi lavori? Certo, come no. Da quel lavoro lì ho fatto un altro tour, poi dopo con un altro artista, sempre tramite quello. E tra l'altro una piccola nozione su Los Angeles, che la gente pensa che magari molto sia relazionato al playing, quando invece ci sono tanti altri fattori che hanno a che fare con la possibilità di essere assunti o meno, che sono veramente fuori da quello che noi pensiamo sia connesso con... cioè quello che studiamo nella practice room da soli. Ci sono, innanzitutto, vabbè, il fattore dell'abilità di relazionarsi con le persone, di sapere quando parlare, quando non parlare, cosa dire, cosa non dire, ma a parte questo c'è, per esempio, Los Angeles è una città che ha molto, è una cosa assurda, cioè non sono assolutamente d'accordo con questo, però che ha molto, da molto, molto conto all'immagine. Per dire, dopo che stavo suonando con quella cantante che veramente facciamo show grossi, da lì il produttore... ha messo, cioè, praticamente non ci aveva mai sentiti questa persona qua, mai sentiti suonare, è arrivato a delle prove che stavamo facendo, ci guarda me, il chitarrista e il bassista, dice: ragazzi, potete venire un attimino? Ha detto: guarda, voi siete perfetti per questo altro tour che sto per far partire con questo artista. Ci fa una foto e gliela manda. Dopo mezz'ora siamo stati assunti per il tour, cioè senza neanche aver mai suonato. Ci sono cose che ovviamente sono assurde, perché uno non penserebbe mai, però magari soltanto perché uno si vestiva in un certo modo che corrispondeva all'immagine che a loro piaceva, certo, abbiamo preso il lavoro. Da lì, poi dopo, oltre a queste cose che ho fatto, ancora non avevo imparato una lezione fondamentale però, che era quella lì di che quando tu suoni per queste persone, il tuo obiettivo principale e l'unico motivo per cui tu sei lì è per realizzare la loro visione che hanno riguardo alla musica. Cioè praticamente tu non sei là per far vedere che tu sai fare questo o quest'altro, perché tu hai una certa sensibilità musicale. Molte volte purtroppo in questi ambienti qui mi sono reso conto che, o per fortuna, il tuo unico obiettivo è quello di realizzare quello che loro hanno in mente. Quindi un aneddoto che posso raccontare di come ho perso il mio primo lavoro per questo motivo qui è stato dopo che, tramite quella gig lì, poi dopo lei se n'è andata via da Los Angeles e un'altra persona che era lì mi ha chiamato per suonare nel suo locale, che ovviamente per un musicista avere un guadagno fisso serve sempre. Questo locale qua era un locale molto grosso. Succedevano episodi del tipo che la musica era veramente noiosa, però la musica era noiosa, quindi si facevano dei brani in cui, per esempio, mi venivano chieste delle cose del tipo: ah, qua il fill all'inizio puoi farlo, del tipo una roba come sul CD, cioè per esempio robe così. E io che venivo dalla Berkeley pensavo che
se facevi queste cose qua eri stupido, cose, ma dipende. Comunque, io che venivo dalla Berkeley pensavo, gli dicevo, ma ragazzi, ma cioè, questo film suona ridicolo, perché lasciate stare improvviso. Quindi una volta facevo... L'altra volta potevo fare... Non so, dipende dal film che facevo, però improvvisavo, perché dicevo, scusami, uno non può preprogrammarsi esattamente quella cosa prima e poi fare questo film che non ha assolutamente gusto, sembra un computer. Avevo tutte queste opinioni, ma la realtà è che tutte queste opinioni non gliele frega niente a nessuno. Tu sei là per fare quello che loro vogliono e vieni pagato per questo. Tu mangi perché fai quello che loro vogliono, poi te ne vai via e poi se vuoi farti il tuo progetto te lo fai prima i tuoi. Questo... Sino a qui più o meno riusciamo ad arrangiarci, a non litigare, sinché poi a un certo punto è arrivato il discorso che volevano che io suonassi praticamente sempre senza rimshot, quindi il suono del rullante così invece che il rimshot. Siccome io non sopportavo il suono del rullante, ho detto guarda, questo non c'è proprio possibilità. Ho detto questo, mi rifiutavo e continuavo a suonare a modo mio, sinché a un certo punto abbiamo litigato con questi qui al punto tale che dopo l'ennesima litigata, basta, cioè io... Non è, cioè, io me ne sono voluto andare, dicevo, tanto ho preso sto lavoro qua dopo poco, cosa ci vorrà prendere un altro, capito? Quella mentalità lì di quello che magari ho avuto troppo subito, ecco. E quella mentalità è sbagliata, io me ne sono, ci siamo, abbiamo litigato, basta, boom, via, smesso di lavorare là. Dopo quel periodo là mi sono reso conto come, così come tu pensi, a parte che non ho mai pensato di essere bravo, ma come tu pensi di essere preparato per quella cosa lì, ce ne sono, per esempio a Los Angeles, altri 5.000, altri 1.000, cosa ne so, che lo possono fare come te, meglio di te e con un'attitudine giusta, senza tutta questa cosa, senza opinioni. E l'ho capito nel modo duro, cioè ovviamente ho imparato questa lezione perché poi dopo, quando il lavoro è diminuito nei mesi dopo e non avevo più tutto quel lavoro, cioè io mangiare non si mangiava mai, mai fuori, neanche McDonald's, che è sempre stata la mia cosa, mai McDonald's. Sempre riso, pollo, tutto quello che avevo. Anche se mi allenavo in palestra, ai tempi ero molto, molto appassionato, ero tipo, fai 15 kg di più adesso, e devo mangiare tanto, quindi soltanto riso, pollo, non avevo altra opzione dal punto di vista economico. Con la fame ho imparato questa lezione, ho imparato che, cioè, innanzitutto sono fortunatissimo che faccio guadagno da vivere suonando. Se poi dopo vengo assunto da loro, è il minimo che io debba cercare di renderli felici, cioè di fare quello che loro richiedono a un batterista. Non importa che secondo la mia opinione è una cosa musicalmente non appropriata, però, capito? Quindi, dopo quella lezione che imparai, i lavori dopo li presi in maniera molto più seria. Per esempio, infatti, sono riuscito a resistere a situazioni di molta più pressione, come quando sono andato in Cina per un po' di mesi a fare una specie tipo The Voice, era un reality show che c'era lì in Cina, che andava in giro per tutta la Cina in televisione. Sono andato là e lì c'erano situazioni di pressione assurda, perché cioè abbastanza ti davano lo spartito poco prima e poi il musical director, che era un personaggio famoso in Cina, diceva ragazzi, solo per il proprio gusto di, capito, avete una possibilità di fare il pezzo prima con la base, cioè con lo spartito, leggendolo, una possibilità di prova, dopodiché la volta dopo deve essere giusto, se no lascio il programma, neanche licenzio quello che ha sbagliato, lascio il programma. Quindi c'era una pressione assurda in questa situazione, ho tantissimi aneddoti riguardo a quelle storie, però in quella situazione di pressione massima in cui un errore sai che ti può portare a rimangiare quelle cose lì, dopo che invece stai facendo una vita ottima, perché quando ero in Cina quel lavoro lì era ottimo, no? Dopo che stai guadagnando bene un'altra volta, con tutta quella tensione lì sono riuscito a reggerla invece stavolta e capire che ogni volta che ero lì ero fortunato, innanzitutto più fortunato di altri, non più bravo, più fortunato, e quindi devo prenderla con serietà, umiltà e gratitudine. Quindi ogni richiesta era, dal punto di vista musicale ovviamente, veniva sempre da parte mia, mi facevo in quattro per cercare di esprimere il meglio, ovviamente anche con queste partiture che erano complicate, piene di stacchi, eccetera, concentrazione massima. Certo. E proprio a questo riguardo, visto che comunque tu sei giovanissimo, e mi sentirei di chiederti proprio se hai dei consigli, magari per chi giovane appunto si sta approcciando adesso magari al mondo del lavoro musicale, e quelli che sono stati, come tu prima hai detto, le cose fondamentali che hai imparato con l'esperienza, quindi facendo un po'. E niente, se ti va di condividere con noi appunto dei consigli magari o delle cose che ti hanno permesso di
cambiare il tuo punto di vista magari su tante cose? Quello che mi ha permesso di cambiare il mio punto di vista è essere tanto fuori dalla zona di comfort nella vita, punto. Quindi l'essermi sposato a Los Angeles non è che perché Los Angeles è la soluzione. Los Angeles non è la soluzione, qualsiasi altra parte del mondo. Però Los Angeles è una situazione in cui io non ho nessuno che conosco, in cui vengo considerato solo per come mi comporto nel mondo o per come suono. Quindi condizioni in cui veramente meritocratiche, diciamo, in cui ricevi delle lezioni solo perché sei fuori dal comfort. Quando perdi quel lavoro lì e dici ma adesso io come faccio a arrivare a fine mese, oppure tutte cose che prima quando vivevo con i genitori non sapevo. Io pensavo, faccio queste cose qui, studio tutto il giorno e poi dopo... Si vedrà. E poi tutto a posto, basta che ti prepari, poi dopo il lavoro arriva. Quindi queste lezioni, come consiglio potrei dare di continuare a cercare di mettersi in situazioni, soprattutto quando non hai una famiglia da mantenere, sei tu e basta, quindi questi sono gli anni. Oppure se non hai una famiglia mai, vabbè, ma comunque il prima possibile, cercare di fare tutte quelle cose che ti sono scomode. Cioè, proprio tutte. Se tu sei uno introverso, esci la sera e vai a parlare con la gente. Ma non c'entra neanche niente con suonare. Cioè, vai, esci la sera, oggi vai in un locale, tu che sei tutto uno timido che si rinchiude. Per me, ovviamente, ma non sono mai stato non sono mai stato così, però altre cose. Cioè, per me era il fatto di, per esempio, cercare di... Per me, che mi viene difficile, soprattutto ai tempi, seguire direzione dalle persone, cioè a scuola veramente ero praticamente fuori dalla classe più che dentro la classe sempre. Per me è stato quello lì di avere uno che mi dice quando io tipo mi lamento per una... è partita metti la traccia in televisione, partita la traccia senza click e quindi non si capiva niente ed era difficile stare da tempo, mi alzo e dico quello lì puoi alzare la traccia e il musico director che ti urla cioè siediti perché veramente tutte queste cose qua che io in passato l'avrei mandato diciamo a quel paese, sedermi e dire metti l'ego da parte. Per me è stato quello, così come anche arrivare in un posto che non conoscevo nessuno e cercare di capire dove puoi comprare la macchina usata, cioè tutte quelle cose lì che non c'entrano niente con la batteria, come capire che danni, che problemi c'ha questa macchina, qual è il chilometraggio giusto, poi se prendi un'auto tedesca come ho fatto io, errore perché i pezzi costano tantissimo a Los Angeles e quindi poi devi ritrovare a pagare tutte quelle cose lì, fronteggiare tutte queste cose a una tenera età e se non altro una fortuna pazzesca che ho avuto, però che deriva da una scelta mia, non è che nessuno mi ha detto devi andare lì, sentivo dentro di me e col senno di poi devo dire che la soluzione è stai fuori dal comfort il più possibile. Qualsiasi cosa ti viene facile, se uscire sempre col tuo solito amichetto che, oppure quella fidanzata là, magari in questo momento lasciala, perché è troppo comodo, troppo facile, non cresci. E quindi cercare di essere sempre fuori dal comfort così, solo così potrai crescere anche dal punto di vista batteristico. Mi piacerebbe adesso domandarti qualcosa riguardo al tuo modo di suonare, no? Quello che è poi una delle tue caratteristiche principali, cioè come hai incorporato magari degli sticking innovativi, alternativi, nel linguaggio dei linear, mm-hmm. Se ti va di condividere anche con i nostri amici a casa sì. qualche pensiero. Diciamo, il linguaggio dei linear deriva ovviamente, come prima di tutto, dal libro di Gary Chaffee, e sono i concetti di Gary Chaffee. Io li ho iniziati a studiare con Max Fury, anche lui che mi ha avvicinato a questo concetto che prima non avevo idea cosa fosse. E secondo me la parte fondamentale dei linear, cioè per renderli più interessanti, è... Cioè Gary Chaffee li scrive tutti coi singoli. Per esempio, un 6 è 4 di mani e 2 di cassa, 4 singoli. Ok, un 4 di solito è sempre... Un 8 è 6 di mani e 2 di cassa, per esempio. Ok? Però quello che capii anche con Max, e poi dopo ho iniziato a sviluppare i miei stick, ma tutto è iniziato con lui, veramente, è che in questi, cioè, per esempio, in 4 colpi di mani, non devono essere per forza 4 singoli, perché era più dinamica e rende il discorso più interessante. Per esempio, posso mettere delle cose che già so, per esempio, un paradiddle. E poi 2 di cassa per fare un 6, per esempio. Quindi quello che prima era... Che se lo suoniamo veloce, attraverso i tom, suona... Cioè, si è già sentito. Cioè, questa frase qua è sentita e risentita, giusto? Quindi, per esempio, un modo interessante di...
di farlo sarebbe più interessante, se non altro, fare il Paradiddle e poi dopo due di cassa. Quindi 6, 6. Questo per esempio se lo suono in sestine, ovviamente, ma poi questo gruppo da 6 ovviamente lo posso utilizzare come ho fatto prima, in realtà nell'esempio mi sono reso conto adesso, era un gruppo da 6 ma l'ho suonato in 32esimi, ok? La stessa cosa la posso fare con questo qui, quindi questo gruppo, questo linear 6 con i paradiddle posso iniziare a orchestrarlo per la batteria, prima in sestine mettiamo. Ok? Dopodiché la posso iniziare a usare in 32esimi, quindi facciamo più veloce. Ok. Per esempio, oggi quando abbiamo fatto la clinic stamattina, mi sono reso abbiamo fatto degli sperimentando con questo qua, mi è venuto in mente che è bello fatto, per esempio, tra l'hi-hat e il rullante. Ok, in 32esimi, per esempio, viene bello se usato in mezzo a un groove. Tutti questi. Utilizzate in questi modi. Quello che poi dopo è il concetto che rende i linear ancora più interessanti, che poi dopo potrei trovare mille orchestrazioni per questi vari linear, cioè che più interessanti, diciamo, però vabbè, che utilizzo, vabbè, ma è inutile spiegarlo perché va oltre il concetto. L'importante è capire il concetto, dopodiché puoi utilizzarlo per mille cose. Quello che è interessante, per esempio, è poi dopo iniziare, come fa Gary Ceffi, a mettere i linear insieme per creare frasi tipo di 16 note, o di 24 note, quindi che possono essere utilizzate in sedicesimi o in sestine oppure 32esimi e terzine, quello che vuoi. Per esempio, se io faccio, e anche questo qua, con questo si è venuto in mente, questo qua l'abbiamo creata l'altro giorno, ieri a Roma, è una frase formata da 6, 6 e 4, in totale fa 16. 6, sì, sì. 6 e 4, in totale fa 16, quindi fare un gruppo da 6, per esempio, formato in questo caso da quei paradiddle lì che avevamo parlato, quindi seguito da un altro gruppo da 6 e poi dopo uno da 4. Il 4 lo posso fare in mille modi, posso farlo con mettiamo che lo facciamo con, per renderlo più interessante, perché sennò è sempre doppio colpo ridondante, no? Per esempio questa frase qua va tutta quanta di fila. La posso iniziare a spostare attorno alla batteria. Ovviamente, per il fatto che io alterno sempre gli stickings, non ripeto mai la stessa mano, siccome questa frase finisce con la destra, poi ripeto tutto lo stesso ciclo prendendo la sinistra. Quindi, in questo caso, il paradiddle partirà con la prima ripetizione. Ok, quindi velocizzando questo discorso qua e portandolo attorno alla batteria, puoi creare delle frasi interessanti. Usandolo in fill. Puoi usarlo in tutti questi modi, ovviamente applicandolo attorno alla batteria. Se volessi creare la stessa frase, ma farla in sestine, cioè una frase simile, diciamo, ma utilizzare in sestine, basta che aggiungo altri due gruppi da 4 e poi diventano 24. E questo lo so perché
Già ne abbiamo parlato l'altro giorno, se no io non sono molto bravo a fare sti calcoli queste. Di solito, per essere onesti, così almeno aiuta anche chiunque stia ascoltando, non è che devi essere forza il genio della matematica. Per esempio, uno come me, che fa schifo in quelle cose là, io vado per suono. Quindi penso, prima la suono e poi dopo dico, ah, questo era 4, 6, non faccio l'opposto, dico, mi metto col quaderno e dico, ah, 4 più 6 più 4, ora sentiamo come suona. No, io prima la suono e poi dico, ah, era 6, 4, 4. Di solito è così il mio approccio, anzi, sempre. Però, siccome già l'abbiamo, diciamo, spiegata l'altro giorno, già so come suona, o da cosa è composta, che numero è composta. Quindi, in sestine, aggiungo alla prima parte che era... aggiungo altri due da 4, quindi l'altro 4 può essere uguale a quello di prima. E poi quello dopo ancora... mi sembra che avessimo fatto l'altro tipo di 4. Quindi c'ho 3 4 di fila, uno così, l'altro così, e poi l'ultimo penso che avessimo fatto in questo modo. Quindi lo devo suonare il sestine, quindi qua e su. Velocizzandolo. Più veloce. Utilizzandolo per esempio in contesti di questo tipo, cioè più fusion, ma si può utilizzare in ogni caso. Diciamo, con questo concetto base posso creare un'infinità di frasi ovviamente, però praticamente non è che poi dopo mentre suono penso a queste frasi che ho già preconfezionato. Ecco, questo è il concetto secondo me. Diciamo, sviluppo tutti questi strumenti poi quando improvviso, magari utilizzo le frasi da queste cose qua, da queste cose che sono già... da cui sono già passato, ma sono simili. Cioè, per esempio, se dovessi improvvisare in terzine, poi ci posso inserire. Cioè, utilizzo questi elementi, ma spostati in maniera diversa. Poi dopo chiudo. Vorrei chiederti adesso come incorpori magari questo grande bagaglio tecnico, no, di frasi e idee che studi chiaramente in practice room, poi quando sei sul palco comunque con gli altri musicisti, quindi come varia un po' l'approccio da, a seconda degli stili, dei generi, delle varie situazioni. Mm-hmm. Ok, su questo qua devo dire che la tecnica spesso deve soltanto servire il suono che vuoi avere, entro certi limiti ovviamente, cioè non al punto da farsi male, ok? Quindi mi rendo conto che ultimamente quasi in tutti gli stili in cui suono c'è bisogno, cioè per il giorno d'oggi, per come è la moda, diciamo, alla fine questa è la realtà, sia per il pop, ma che anche per il jazz, di un suono più tight, più stretto, non so come dire, perché anche vedo anche questi batteristi tipo più... anche jazz moderni tipo Eric Carland comunque hanno molta punta, molta definizione, lasciano il battente nella cassa, per non parlare del discorso pop di tutti quanti i gospel drummers che hanno sto suono stra asciutto, no? La tecnica però invece, la tecnica teoricamente ideale dice l'opposto, cioè non so se adesso state inquadrando anche la cassa voi, sì. Ecco, per esempio la tecnica ideale della cassa dice che bisogna rilasciare il battente, quindi... cioè, se la vuoi fare da manuale, la realtà è che tu devi colpire e poi devo subito lasciare la cassa aperta per avere tanto suono, no? Così come per le mani, devi avere il fulcro che lascia risuonare la bacchetta, no? Quindi tutto lo spazio, quindi alcune volte le persone hanno il fulcro qua, invece che qui che la uccide.
giusto, che uccide la risonanza del legno. Ma la realtà è che, almeno per quanto mi sono ritrovato io a dover fare per gli stili di musica che ho suonato, oggigiorno quasi sempre il suono invece, diciamo, ucciso, stoppato, semi-stoppato ovviamente, su un piatto non è che si stoppa, funziona di più per le mode del giorno d'oggi, per come funziona il discorso. Quindi, anche se la tecnica è teoricamente ideale, e io l'ho studiata così, perché io sono uno... C'è chi invece viene direttamente dalla chiesa, magari suona in un modo, ma io invece ho studiato tutte le tecniche ideali di rilasciare del fulcro più lento per sentire la bacchetta. Queste tecniche qua non funzionano tanto per lo stile del giorno d'oggi, ok? Infatti ci sono batteristi che io ammiro tantissimo, che hanno, ne sto pensando a due per esempio, che hanno fatto proprio invece un cambiamento, cioè uno si è ritirato dalla scena, l'altro per un po' ha studiato, l'altro invece no, però... che hanno cambiato completamente il loro modo di suonare, no? Cioè, prima suonavano pelle, cioè negli anni Ottanta avevano il battente nella pelle, impugnavano le bacchette così, no? Anche la traditional. E poi dopo sono tornati improvvisamente con suoni molto più aperti, perché hanno deciso, voglio la tecnica perfetta, no? Suoni molto più aperti, battente che veniva rilasciato ogni volta, il fulcro qui, in entrambi i casi, no? Quindi questo suono che risuona tanto, che io adoro, però... Se penso forse al giorno d'oggi, se io provassi a suonare in quel modo, ovviamente non oso minimamente pagarmi a loro, però se io provassi a suonare in quel modo in certe situazioni, magari mi verrebbe chiesto di avere un suono più tight, capito? Quindi in realtà, anche se io so che il modo ideale in teoria di impugnare la bacchetta è questo, quando suono, spesso, per diciamo essere contemporaneo a questi tempi qua, impugno la bacchetta in questo modo, cioè che ha poca risonanza, così che possa avere un suono più definito. Capito? La cassa, di solito ci lascio il battente dentro. Così se faccio un groove. Capito? Anche un più lento. Diciamo, sono dentro le pelli quasi, anche i piatti alcune volte. Questo qua, no? Per esempio, questa cosa qua non me ne ero reso conto e me l'ha fatta notare uno oggi. Cioè, tutto molto più dentro la pelle, no? Che è proprio l'opposto, diciamo, della concezione che c'era tipo di gente come Elvin Jones, che invece aveva questo feeling tipo di Marco Giorgi, con questo diato lo chiamava tipo le patate che cadono dalle scale. Cioè questo molto loose, molto rilassato, che secondo me è bellissimo, però anche per fare jazz al giorno d'oggi forse non viene utilizzato molto. Cioè, molto più aperto come suono, cioè... Questo tipo di suono che io, che mi piace tanto, però è difficile utilizzarlo al giorno d'oggi, anche per gli stili più contemporanei, diciamo, ecco. Quindi cerco sempre di far sì che il suono, che ecco, anche per esempio arrivare a utilizzare, a mettere, cioè, tipo il porta, sta cosa qua che ovviamente non sopporto, ma di mettere il portafoglio, alcune volte funziona, mettere il portafoglio sul rullante per poter, se stai suonando in una stanza che rimbomba o che c'è un rullante che, la differenza di suono tra... Capito? Infatti c'è gente come, non faccio nomi, che ha tutti questi suoni qua definiti. Prima Luca mi stava chiedendo riguardo di fare questa specie di semi, cioè che fanno questo fraseggio qui molto unisoni e molto molto definito. Thank you.
cioè molto, che, molto, molto, molto staccato, diciamo, che è una cosa che va di moda al giorno d'oggi, diciamo, ecco, quindi cerco sempre di più o meno adattarmi a queste cose qui per poter lavorare, ecco, quindi la tecnica dopo il suono, ecco, mettiamola così, o le necessità musicali, sì. Siamo giunti alla fine di questa puntata e come di consuetudine abbiamo la nostra rubrica dei dischi da Isola Deserta. Ci siamo inventati questa chiusura tutte le volte. Se vuoi condividere con noi qualche disco che ti ha spinto comunque a migliorare o comunque da cui hai tratto qualche ispirazione. Di solito noi ne chiediamo 5, poi vedi tu. Sai? Sì, facciamo che magari possiamo anche tenere la valigia ancora più leggera o forse no, dipende. Comunque facciamo che... Un disco che mi ha ispirato veramente tantissimo è quello Chicory Electric Band, il primo, che così questo è il titolo, sì. Quello veramente è fondamentale. Poi Secrets di Alan Holdsworth per quanto riguarda il drumming, è veramente assurdo. Mi piace anche per la musica in sé, proprio ancora di più, di Alan Holdsworth, Warden Cliff Tower, album, e anche sempre di Alan Holdsworth, 16th Man of Tain.
però prima di quei due lì. Quindi cosa sono letti tre, facciamo poi dopo mi piace James Taylor, qualche album, fai un greatest hits di James Taylor. Un altro che a quel livello lì possiamo fare, mi piace Bob Marley, un greatest hits di Bob Marley. Grazie a te Fabrizio di aver condiviso con noi questa giornata e grazie agli amici a casa che ci hanno seguito e ricordiamo come sempre che tutte le trascrizioni degli esempi suonati sono disponibili nel link in download e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!